richiamano il comune per la sede. Io credo che un angolino in casa dove metterlo da parte ce l'abbiamo tutti, quando il volume è tale da permettere un viaggio, già, credo che sia un po' nel buon senso di tutti, voglio dire, non è che uno chiama quando c'ha 3-4 sedie. Una cosa importante, guardate, si pone sempre poca attenzione a questo: televisori, lavatrici, frigoriferi. Guardate che ogni volta che voi comprate un televisore nuovo, un frigorifero nuovo, sì, pagate anche lo smaltimento. Sì, quindi chi ve lo vende, se lo deve prendere. La legge è questa. Se voi comprate il alla fine del tuo televisore devo fare un versamento, no, facciamo un versamento, cioè, viaggio, il buon senso è questo, non è che se uno dismette casa perché svuota tutta casa e chiama il comune per votare la casa, non è giusto, però se uno deve fare televisore, frigorifero, con solo viaggio, con solo versamento, no, ma credo che sia un po' del buon senso, il versamento è di 10 euro, no? Perché ogni pezzo si paga 5 euro. Io quello che voglio dire, ma no, ma la seggia non è il retribuito. Comunque il problema non si pone, perché secondo me da oggi in poi televisore non dovreste metterne più, perché chi ve lo vende se lo deve portare, perché nel prezzo del televisore c'è anche lo smaltimento. Se oggi comprate un frigorifero nuovo, da oggi in poi, mo che lo sapete, frigoriferi in giro, cioè, non è una cosa da poco. Sapete quanto costa a noi lo smaltimento degli ingombranti? Qua 70.000 euro l'anno. 70.000 euro l'anno. Ogni volta che facciamo il coso, adesso siamo, anche perché abbiamo avuto dei problemi di natura giudiziaria, perché nel tentativo noi di mettere le cose almeno per lasciare il paese pulito, avevamo deciso di raccogliere nel vecchio mattatoio di Colonia Superiore. Qualcuno ci ha denunciato. Ma cosa siete davanti? Però noi preferivamo meglio averli ammassati lì e fare un unico passaggio piuttosto che lasciarli in tutto il paese. Non è stato possibile, perché ci hanno detto che non è possibile. Lì abbiamo smaltito, se ne sono andati 70.000 euro. Però francamente, con tutto il rispetto, oggi, fino a quando non entrerà a regime il servizio, noi non ce la sentiamo di raccogliere. E se vedete un po' in giro, al di là del fatto che in questi giorni c'è un problema generale in Calabria perché hanno chiuso 2-3 discariche, quindi lo sapete, se c'è un po' di spazzatura in questi giorni, abbiate pazienza perché è non legato possiamo scaricare, non possiamo conferire. Però io credo che è sbagliato poi per l'incuria di pochi che debbono pagare tutti, perché poi i 120-130 mila euro l'anno di rifiuti ingombranti, poi andranno spalmati sulle bollette di tutti. Quindi se vedete qualcuno che fa questa operazione, non è che vi sta facendo un regalo in quel momento. No. E noi, nei limiti del possibile, oltre ad aver attivato le famose trappole, perché è giusto che si veda chi si comporta civilmente e chi no, abbiamo anche allertato forze dell'ordine. Già qualche multa c'è stata. Però perché arrivare alla finanza che con l'elicottero ti becca mentre butti il materasso quando basta una telefonata? Non è che una cosa, 5 euro e una telefonata e si risolve il problema, insomma, non è che nel frattempo c'è gente invece che preferisce, ma ormai le forze dell'ordine sono allertate e lo fanno di loro spontanea, dai, non è che c'è qualcuno che noi saremo costretti a mettere queste videosorveglianza che è immobile, non è fissa in un posto, quindi andremo a vedere i punti critici. Però credo che alla base di tutto ci debba essere il senso civico di ognuno di noi, lo fatto di civiltà, e soprattutto preoccuparsi del fatto che non è che quando poi il comune va in deficit economico paga il comune, il comune siamo noi, e saremo così tutti quanti noi poi a pagare l'incuria di poche persone.